Bentornati in un nuovo video. Dopo la grandissima vittoria contro Gilbert, oggi torneremo a giocare in campionato contro il Libertas, dove giocano un mio caro amico che è il portiere e poi un mio vecchio mister che vedrete nel video. Prima di andare alla partita però vi ricordo di mettere like, di commentare, iscrivetevi, basta chiacchiere e vogliamo subito alla partita perché bisogna vincere. Eccoci ritornati in una nuova giornata di campionato, formazione di casa simile a quella scorsa. Giocherà in porta Umbi, difensori centrali Caste con Ronco, terzini Luke e Paul, in mezzo al campo Dome con Rizzo perché Nico si è infortunato, esterni io e Pisto e davanti Sanfi con il nuovo acquisto Hassan. Partita che sarà difficile comunque, nessuna partita è facile e niente, vediamo appunto come si svolgerà. Qua intanto cross subito in mezzo di Pisso, Sanfi non riesce a colpire, quindi può ripartire il Libertas che però butta fuori Luke sulla fascia. Gli faccio il taglio che vado, la palla un po' troppo lunga, copre il difensore, benissimo. Qui Libertas in avanti con loro tre che batte questa rimessa laterale lunga, palla in mezzo, Caste riesce a battere e la palla finisce in calcio d'angolo battuto subito, ancora Caste che riesce a buttare fuori dall'area, la palla rimane ancora lì e poi esce nuovamente, però ancora Libertas in avanti con loro numero 10 dal limite, prova un lancio o un tiro non lo so, però la palla va fuori, quindi la palla che viene girata a me da Luke, lancio lungo per Hassan che si può girare, ancora Hassan che punta verso la porta, Hassan se ne va, Hassan ancora che viene chiuso, non allarga e poi però guadagna calcio di punizione dal limite dell'area che può essere pericolosa per Real Sanfermo che andrà a battere sulla palla ci sono Pisto, Dome e Sanfi. Pisto si sposta, parte Sanfi, il portiere para in due tempi ma non riesce a tenere la palla in campo, quindi sarà calcio d'angolo per Real Sanfermo che andrò a battere io. Questa palla allunga, Ronco spizza di testa, la palla arriva a Pisto che la mette in mezzo a San! 1-0! Alla prima da titolare! 1-0 Real Sanfermo! Con questa palla tesa di Pisto messa dentro, non so se era un tiro appunto o un tiro cross, e Hassan butta in porta per l'1-0 Real Sanfermo. Però Libertas non ci sta, si porta in avanti, però possiamo ripartire in contropiede ancora con Pisto. Pisto, lancio lungo per Hassan che è buono, è regolarissimo perché il 6 lo tiene, chiedono fuori gioco ma non c'è, ancora Hassan sulla fascia, rientra, prova il tiro di sinistro, para il portiere, la palla rimane dentro, tiene il numero 4 in campo, può ripartire, può rifiatare la squadra, con questo lancio lungo sbagliato però recupera il 10, ovvero Dome, ancora Dome, passa in mezzo a 3, poi altra punizione, che andrà a battere stavolta Pisto, palla in mezzo, il 4 butta fuori, però Rizzo riesce a recuperare bene Ronco, che cerca di passarmela, poi la palla esce, però ancora Real Sanfermo che cerca il raddoppio con Sanfi, chiedo palla dall'altra parte, Sanfi mi vede e mi lancia, la stoppo al volo, sombrero bellissimo al numero 3, che però mi trattiene la maglia, quindi recupera il difensore che poi commette fallo su Luke, quindi altra punizione per noi che andrò a battere nuovamente io, guardo in mezzo, cross in mezzo però non ci va nessuno, esce bene il portiere, la palla è sua. Luke, rimessa laterale, battuta per Dome, ancora Luke che chiude l'1-2, Luke se ne va, Luke la passa a me, io la passo subito a Rizzo che la recupera, poi qui cerco di tenerla, la passo nuovamente a Rizzo che è chiuso da 3, un sacco di rimpalli, quindi può ripartire ora in Libertas con il loro numero 9 che allarga per il numero 7 che è solo. Allarga benissimo per l'11 che però viene anticipato benissimo da Ronco, quindi calcio d'angolo per Libertas che ora ci crede. Calcio d'angolo, battuto! Carambola pazzesca, la palla finisce addosso a Luke e quindi autogol pazzesco. Questa qua siamo stati sfigati. Dovevamo buttare via la palla prima e niente, 1-1 la partita si riapre, quindi Luke sulla fascia, benissimo il numero di Luke sul loro numero 11 che però perde palla, chiediamo il fallo, non c'è,
Quindi ancora noi però con Hassan che benissimo passa in mezzo a tre con questo bellissimo sombrero poi allarga per Paul. Ancora Paul portapalla. Lancio lungo a cercare Sanfi, la palla finisce in rimessa laterale. Quindi ancora Libertas che può ripartire col loro mediano che portapalla allarga per l'11, però Luke riesce a chiudere qui, faccio sfilare per Rizzo che la passa subito a Sanfi. Sanfi vede Luke che si sovrappone, ancora Luke, stop a rientrare, benissimo il 3 che recupera. Calcio d'angolo, ancora andrò a batterlo io. Palla in mezzo per Ronco! 2-1, 2-1 con un mio assist su questo calcio d'angolo dove Ronco salta tantissimo, anticipa tutti e butta la palla in porta per il 2-1 Real Sanfermo che ribalta nuovamente la partita. Che però ancora Real Sanfermo che si porta nuovamente in avanti con Luke. Vuole il terzo gol il Real Sanfermo, ancora Dome. Benissimo per Hassan che si gira, ancora Hassan. Allarga bene sempre per Paul. Paul sulla fascia, guarda in mezzo, cross troppo corto, arriva il 3. Però la palla arriva a Luke che salta benissimo il numero 3, la passa a me che sono regolarissimo, stop, vado in area. Però l'arbitro fischia fuori gioco che non c'era perché il 6 mi stava tenendo in gioco e stavo andando in porta. Qui ancora palla per me che copro. Vedo bellissimo il filtrante per Dome che è solo, quindi me la lancia. Cerco di tenerla col sinistro, poi senza l'appoggio il 3 mi butta, mi scaraventa contro la rete. Qua mi arrabbio un po'. Però niente, si continua a giocare. Occhio qui perché il 6 rischia. Sulla pressione di Sanfi, che però non riesce a rubargli palla, quindi il portiere riesce a lanciare lungo. Lotta tra Caste e il loro numero 11 che cade, cerca di tenere palla. Qua Caste, occhio, perché reazione di Caste che spinge giù l'11, una spinta un po' nulla, perché è un po' finta, perché in realtà Caste non l'ha spinto. E già primo litigio. Occhio perché la palla è ancora per l'11 che stoppa. Prova il tiro di sinistro, Luke, fallo qui. Sempre sul numero 11, quindi punizione pericolosa per il Libertas dal limite dell'area che andrà a battere il loro numero 10, Umbi. La vede all'ultimo ma riesce a fare una gran parata e riusciamo a liberare l'area. Dome allarga per Rizzo, ancora Rizzo che porta palla. È solo, guarda, rientra. Prova il lancio lungo per Pisto, sì, per Pisto che riesce a tenerla. No, Sanfi. Ancora Sanfi la mette in mezzo, però il portiere esce, fa sua la palla. Quindi può respirare Libertas. Però il Real Sanfermo continua ad attaccare, sempre con Sanfi, che allarga nuovamente per me. Quindi la metto giù. Temporeggio. Cerco l'1-2 con Sanfi, però Sanfi temporeggia. Quindi appoggia per Luke, che guarda in mezzo. Luke la passa a Rizzo, ancora Rizzo, che chiude l'1-2 con Luke. La passa a me, io la passo subito a Sanfi che è solo, Sanfi, ancora Sanfi, sombrero, la palla arriva da San che si libera, prova il sinistro, deviato e il portiere riesce a non concedere calcio d'angolo, quindi la palla ancora a me che rientro, subisco fallo ma riesco comunque a liberare Sanfi che può andare, ancora Sanfi, Sanfi, bellissima palla nuovamente per Hassan, però fuori gioco fischiato ancora che secondo me non c'era, qui occhio perché il Real continua ad attaccare. Hassan me la passa. Quindi la appoggio a Luke. Luke, ancora per Rizzo che si gira. Rizzo. La passa a Ronco, che è solo. Me la ripassa a me. Io la ripasso a Ronco. Ronco in mezzo per Sanfi. Ronco subisce fallo, no, per Hassan. Hassan allarga bene ancora per Paul. Bello il giro palla qui del Real Sanfermo, però Paul non riesce a mettere la palla in mezzo. Quindi niente da fare, occhio perché il Libertas può ripartire con il loro numero 11 che vola verso la porta. Qui occhio perché ancora il numero 11 che tira un calcio al portiere, ovvero Umbi, che poi lo spinge nuovamente per terra. Una spinta ancora finta perché non c'è niente. Quindi si gioca. Qui cerco di portarmi palla in avanti. Solo che il 6 era in vantaggio e riesce a coprire. Qui però continuiamo a pressare cercando un loro errore che forse c'è. La palla ancora lì e poi nuovamente il 6 che riesce a spazzare lunghissimo però. Occhio perché l'11 tira una spallata a Caste e finisce così il primo tempo. Tempo che finisce un po' in protesta sul 2-1 per noi, quindi non parliamo troppo e andiamo direttamente al secondo tempo.
Primo tempo che è finito sul 2-1 per Real Sanfermo con un po' di proteste perché l'11, ovvero che il mio vecchio mister, io non ho visto, dicevano che appunto ha tirato una gomitata, credo, a Caste, però appunto era finito il primo tempo con molte proteste perché appunto il mio vecchio mister sta facendo disastri, sta mettendo nervosismo in campo. Occhio però, perché Real Sanfermo subito due occasioni importanti, però la palla non entra. E abbiamo iniziato meglio noi questo secondo tempo, vediamo come continuerà. Qui la palla arriva a me che la proteggo in mezzo a due tunnel e poi subisco fallo. Ancora noi con Hassan che prova il destro largo. Occhio, il cross ancora in mezzo per Dome. Altra occasione per Real Sanfermo, terza di questo secondo tempo. Occhio però stavolta col numero 11 che si porta in avanti. Mamma mia che parata qui Umbi sull'azione singolare appunto del numero 11. Occhio però Libertas qui che riesce a guadagnare un calcio di rigore che in partita sembrava più netto, ma secondo me riguardandolo non lo era così tanto. Parte il numero 14 che se l'è procurato e fa 2-2, quindi partita riaperta. Peccato perché avevamo avuto più occasioni noi all'inizio secondo tempo. Ora però è Libertas che si porta in avanti con il loro numero 4 che cerca il tiro o allarga la palla per il 3 che riesce a tenerla in qualche modo. La palla torna al 4 che tira! Che gol! Gol incredibile del loro numero 4 di controbalzo alla Thiago Alcantara. Gol fantastico per il 3-2, vantaggio per Libertas. Occhio ancora San, la palla non vuole più entrare. Mamma mia ragazzi, ancora che gol davvero incredibile. Complimenti al numero 4. Qui intanto Sanfi riesce a prendere un calcio di punizione che andrà a battere lui. Ciao Sanfi, il difensore sulla linea ribatte con la testa. Occhio però ancora Libertas con loro numero 10 che cerca di andare verso la porta, ce la fa, la mette in mezzo, Ronco riesce a recuperare e a liberare. Però la partita è quasi finita, qui infatti finisce così con questo fuorigioco fallo. Partita finita 3-2 per il Libertas. Cioè non siamo scesi bene in campo, abbiamo avuto qualche occasione sì, però non siamo stati abbastanza bravi per vincere la partita. Ci vediamo al prossimo video.